Riqualificata Vico delle Rose, in pieno centro storico, prosegue poi il percorso di riqualificazione anche di altre vie del meraviglioso centro storico, anche con una spesa esigua si è riuscito veramente a ridare dignità ad una via da quanti anni poi? Ma in realtà, ecco, più che un costo, questi interventi sono un investimento finalizzato a riscoprire la bellezza, una bellezza che abbiamo smesso per troppi anni di raccontare. E oggi è stato un momento molto importante perché l'abbiamo raccontata insieme ai residenti, l'abbiamo raccontata insieme a chi ha a cuore la storia, l'identità della nostra città che stiamo recuperando e stiamo riscoprendo e che poi è diventato anche chi ha progettato l'intervento ed insieme alla ditta portato a termine un lavoro sotto la guida dell'indirizzo politico dell'assessore di Bonaventura che si inserisce, diciamo così, come ulteriore tassello di un percorso, di un processo di riqualificazione e rigenerazione del centro storico che questa settimana con la riapertura della chiesa di San Domenico ha vissuto un altro momento importante, un passo alla volta, cercando di andare sempre più celeri, ma con un obiettivo chiaro: fare della bellezza e della storia della nostra città un punto di ripartenza e di rilancio per Teramo città capoluogo. Troppi cantieri però in città, troppi cantieri dove devono partire tanti lavori, il mercato coperto per esempio. Di fronte alla giustissima osservazione che lei fa, troppi cantieri, dovrei rispondere: per fortuna siamo sulla strada buona e sulla strada giusta, cantieri privati e cantieri pubblici e tanti altri saranno presenti. Mercato coperto, il cantiere è già stato installato, hanno effettuato i sondaggi, siamo nella fase di definizione della progettazione definitiva esecutiva e poi si vivrà la fase proprio dei lavori pieni ed integrali della riqualificazione di un'area sulla quale insiste il Teatro Romano. La commissione sta già lavorando per valutare le offerte presentate e il Braga, oltre ai tanti cantieri privati che vedete che stanno riqualificando i tanti palazzi anche storici del nostro centro storico. È chiaro che questo genera una situazione di disagio e di interferenza con il traffico fisiologico, a noi spetta governarlo, stiamo cercando di fare. E poi ovviamente anche gli interventi sulla pavimentazione sono legati anche alla conclusione di questi cantieri. È un processo in corso. Una città in cantiere, insomma. È un processo in corso, una città in cantiere che guarda però, grazie a questi cantieri, è un percorso, un processo già avviato con grandissima fiducia nel futuro e oggi è stata data una bella dimostrazione di questo rapporto strettissimo con la comunità e con la città. Tornando a Vico delle Rose, vabbè, un commento dal direttore dei lavori, dalla direttrice dei lavori. Il commento è che quando gli interventi promossi dal comune vengono curati da persone che vivono da vicino la città, da noi che siamo comunque, io come tecnico sono anche residente anche di questo quartiere, così come anche l'impresa, si colma sempre di più quella distanza che spesso c'è tra la cittadinanza e l'amministrazione, quindi ci riappropriamo in qualche modo degli spazi pubblici della nostra città, incentivando sempre dei comportamenti per averne cura, e quindi questo è l'auspicio, che ognuno si prenda un po' più cura degli spazi prossimi a dove si abita.